proprio come la stanza vuota di casa mia. Vicino alla camera da letto c'era una stanza completamente vuota, soltanto delle mele, delle nespole sul pavimento. Tutto è cominciato in quella stanza. Pesaro vive di cinema in questi giorni dedicati alla mostra internazionale appunto del nuovo cinema, e questa sera con le telecamere di Rossini TV siamo al Teatro Sperimentale per una serata molto particolare, una serata che unisce il cinema alla poesia, unisce il cinema di Federico Fellini alla poesia di Giacomo Leopardi, lo fa attraverso una serata ideata dall'Ente Olivieri, dalla Biblioteca Oliveriana, che con questa collaborazione dà avvio a una serie di iniziative appunto trasversali che escono dal limite, dal perimetro della biblioteca per andare in giro per la città a realizzare iniziative di sensibilizzazione verso i temi più importanti della cultura italiana. Con il presidente dell'Ente Oliveriano, per i telespettatori di Rossini TV, Biblioteca Oliveriana, Fabrizio Battistelli, siamo al preludio di questa serata particolare, una serata inedita nella quale la collaborazione tra la Biblioteca Oliveriana e la Mostra del Cinema, il Pesaro Film Festival, si concretizza nella proiezione del film La Voce della Luna. Come mai questa scelta, come mai la decisione di dedicare una serata a Fellini e soprattutto cosa c'entra il presidente Battistelli con Fellini? Beh, tante domande tutte insieme, vediamo di essere in grado di rispondere a tutte rapidamente. Innanzitutto Fellini, beh, è evidente, a parte che probabilmente uno dei più grandi registi della storia del cinema e probabilmente tra quelli italiani il più importante. E sono 100 anni dalla sua nascita, quindi questo viene ricordato un po' in tutto il nostro paese e anche all'estero, e ci inseriamo quindi in questa ottica del centenario. E la Mostra del Cinema ha voluto lasciare uno spazio, lascia sempre uno spazio poi ai classici accanto alle novità che sono il cuore del festival, e la proposta dell'Oliveriana, che ha un fondo Fellini con alcune, anche qualche cosa di inedito, ma soprattutto una raccolta di tutta la produzione critica sull'opera del grande maestro riminese, e ha pensato dedicare una serata di riflessione insieme a degli esperti e poi alla proiezione di questo film, che è poi il suo testamento, l'ultimo film che fa Fellini nel 1990, cioè 3 anni prima di morire. Dice tante cose sull'Italia, sul mondo, su se stesso, che sono di grande interesse. In questo film Fellini prende spunto da un romanzo, la poetica dei lunatici, e non era la prima volta e poteva anche non essere l'ultima volta. Beh, in effetti aveva questa abitudine Fellini, abitava a Roma via Margutta, vicino c'è Piazza del Popolo, la libreria Feltrinelli di via del Babuino, lui faceva due passi e andava a vedere un po' le novità. Vede questo libro di Cavazzoni, che era in quel momento un giovane studioso universitario ai suoi esordi come narratore, che racconta un gruppo di squinternati amanti della luna in un paese della Bassa Padana, e si innamora dell'idea e si fa dare il telefono e lo chiama a casa. Questa era una prassi che Fellini aveva, l'ha fatta anche con diversi altri autori, e uno dei quali vuole il privilegio delle coincidenze sono stato io. Un anno dopo questo film, nel 91, in una serata di festa natalizia, mi sento arrivare una telefonata, una vocina sottile, che dichiara di essere Federico Fellini, che ha letto il mio libro. E qui nasce un'amicizia, mi permetto di dire, e un'idea sua di fare un film, era uno dei 2 o 3 progetti che coltivava, e purtroppo di lì a 2 anni, poi meno di 2 anni, avrà poi una serie di crisi che lo porteranno alla fine. Insomma, un incompiuto, però il libro resta e possiamo anche cogliere l'occasione per ricordare e invitare i telespettatori di Rossini TV ad andarlo a leggere, e magari anche, perché no, qualche altro regista. Si chiama Il Conclave, è uscito da Einaudi, è un
è stato ripubblicato varie volte, anche ultimamente, quindi, e porta in epigrafe una battuta di Fellini, che adesso non dico per modestia, ma che è positiva nei confronti di questo romanzo ambientato nel Settecento, per protagonista Rizziero di Pietracuta, che è un immaginario cavaliere dell'epoca al servizio del Papa, che fa tante avventure politiche, religiose e anche erotiche, e questo era un aspetto che un pochino a Fellini piaceva in particolare. Abbiamo detto che questo è un po' un inedito, questa collaborazione tra Biblioteca Oliveriana, Ente Oliveriano e la Mostra del Cinema, ma c'è una volontà di estendere le iniziative dell'Ente Oliveriano? Sì, sì, senz'altro, anzi, come dite voi in televisione, assolutamente sì. Siamo con Gianfranco Angelucci, giornalista e sceneggiatore, e di lui citiamo un glossario felliniano, ma a questo punto diamo a lui la parola per presentarsi e raccontarci il perché di questa sua presenza in questa serata. Ma questa serata è dedicata alla Voce della Luna. La Voce della Luna, sanno tutti che è stato l'ultimo film di Fellini e forse il suo film testamentario. È il film in cui Federico torna a un soggetto, a un tema che gli è molto caro, che è quello dello psichismo, di sapere come funziona la psiche umana. Era molto innamorato di tutti i non ordinati, gli sbandati, e quindi anche di quelli che avevano magari delle forme mentali che non li rendevano esattamente partecipi della società come la società avrebbe voluto. Il primo matto, fra virgolette, che Federico porta in scena è Giudizio, addirittura al tempo dei Vitelloni, un innocente che aiuta Fausto, uno dei protagonisti, a rubare un angelo in un negozio di arredi sacri. Questo Giudizio ricomparirà in Amarcord, ricomparirà in Roma e alla fine, sotto altri nomi, ricomparirà alla fine, nell'ultimo film di Federico, nelle spoglie di Benigni e di Paolo Villaggio, che sono due spostati, ma due spostati di grande ingegno, di grande creatività, di quelli che ci donano la libertà, che ci insegnano che la voce da ascoltare è quella che viene dai pozzi e non è quella dei tecnocrati che vogliono strappare la luna dal cielo per ridurla a un testimonial televisivo. Insomma, c'è il Federico che combatte contro una società che non riconosce più, ma combatte con le sue armi miti, combatte con le armi della poesia e ci insegna, ormai l'abbiamo ripetuto tutti come un mantra, che nulla si sa, tutto si immagina. Sceneggiare con Fellini o sceneggiare per Fellini? Ma sceneggiare per Fellini mi sembrerebbe veramente un'ambizione di immodestia superlativa. Se tu pensi che quando Pinelli, che è stato il primo, lo sceneggiatore principe di Fellini, quando abbiamo festeggiato alla Burcardo di Roma i suoi 80 anni, ha detto la cosa più sincera che poteva dire uno sceneggiatore. Diceva: io ho sceneggiato quasi tutti i film di Fellini, ma vi posso assicurare che quando mi sedevo in sala e guardavo il film era quello di Federico. Ecco, questo vorrei che si sapesse. Nel senso che lo sceneggiatore è importantissimo, i collaboratori nel cinema sono indispensabili, però quando chiedono a me che cosa hai fatto come sceneggiatore, io dico con molta sincerità: ho portato mattoni. Che cosa puoi portare con Bernini, cosa puoi portare con Michelangelo? Puoi portare del materiale che poi questi enormi ingegni creativi, questi santi dello spettacolo come Federico, trasfigurano nella loro visionarietà, nelle loro storie, nella loro anima. Quindi certo sono felicissimo, non mi aspettavo dalla vita un dono così grande di poter condividere una firma con Federico su una sceneggiatura, però voglio dire, i film sono suoi, ecco, noi portiamo soltanto quel poco che può aiutare ad arricchire la storia.
il glossario felliniano, da appassionato di scrittura e lettura, me lo immagino divertente, no? Da leggere, ma da scrivere? Ma anche da scrivere, sai, l'ho scritto in un anno intero, cioè mi sono dato un compito di scrivere dal 20 gennaio 1920 fino alla fine dell'anno una voce a settimana che parlasse di un argomento, di un tema, di un personaggio, di una visione di Federico. Raccontato, ecco, perché io non sono un accademico, non sono un universitario, io scrivo, sono uno scrittore, sono un giornalista, cerco in tutte le maniere di far conoscere Fellini attraverso la narrazione, cioè raccontare questo personaggio fuori misura che all'Italia ha regalato tutto, non solo ha regalato il cinema, nel senso che ha reinventato dalle radici il cinema del Novecento. Pensate che in America i colleghi, quando vado in qualche università, ho sentito più volte ripetere: la prima parte del Novecento appartiene a Charlie Chaplin, la seconda parte del Novecento è di Federico Fellini. Quindi Fellini è l'inventore del cinema moderno, introduce nel cinema qualcosa che prima non si conosceva, rompe la trama e al suo posto mette delle associazioni come il linguaggio dei sogni, e dentro il film mette psicanalisi, sogni, invenzioni, mette tutto quello che l'animo, il suo animo. Sapete che lui aveva persino disegnato due enormi volumi con i sogni di ogni notte, la mattina andava a disegnare il sogno della notte raccontando quello che aveva fatto, dando l'interpretazione del sogno su indicazione di questo grandissimo psicanalista junghiano Ernst Bernhard, allievo di Carl Gustav Jung, che abitava a Roma e da cui Federico era stato quasi per caso, e poi si è riunito in un affetto e in una gratitudine inesauribile. Pensate che nel libro dei sogni, quando muore Bernard, Federico dice: è morto mio padre, tu sei stato il mio padre, tu sei stato quello che mi hai dato tutto. Dietro la sua scrivania a Roma aveva la fotografia di Ernst Bernhard, e diceva che era stato l'unica persona, Federico, che non concedeva nulla a nessuno, neanche a Rossellini, era stato l'unica persona che aveva influito sulla sua vita. E con lo stimolo di Ernst Bernhard di riversare i suoi sogni, il suo inconscio, la sua irrazionalità nel film, Federico realizza 8 e mezzo, che è il film dei film. Ancora oggi forse credo che sia fra i 20 titoli più apprezzati al mondo, e in qualsiasi nazione si vada vi capiterà di incontrare un regista che vi dirà: se ho fatto il regista ho fatto perché ho visto 8 e mezzo. Anche Pupi Avati da noi continuare, no, a dirlo continuamente. Quindi Federico ha dato al cinema una caratteristica assoluta di farla diventare un'arte a pari dignità con la letteratura, con la musica, con l'architettura, con la danza, con tutte le arti nobili e registrate dalla cultura. Ecco, il cinema con Federico è diventato veramente la settima arte, e se oggi ci sono i Nolan, gli Spielberg, se oggi ci sono i grandi registi americani che ci raccontano quello che vivremo fra qualche decennio, la cultura, l'humus, l'hanno preso da Federico e lo riconoscono senza nessun pudore, perché Federico ha regalato veramente la capacità a tutti i registi di dire: io sono l'autore, faccio il film, e il film che io vi faccio vedere è la mia vita, è la mia esperienza, e ve la regalo perché ognuno di voi possa sapere, qualsiasi problema abbia, che prima ci sono passato io. È come se fosse San Francesco, ecco, un grande santo laico della nostra cultura. Col professor Enrico Capodaglio, professore, scrittore, giornalista e soprattutto in questo caso autore di saggi legati alla figura di Leopardi. Però questa sera noi stiamo parlando di Fellini, professore. Stiamo parlando di Fellini. C'è questo suo film, La voce della luna, nel quale la presenza leopardiana, che sotto traccia è stata ricorrente anche negli altri film, affiora pienamente. Perché la luna,
si ispira chiaramente ai versi del poeta di Recanati. Infatti a un certo punto Ivo Benigni, Ivo Santini, impersonato da Roberto Benigni, nomina i versi del canto notturno, dimmi tu luna in ciel, dimmi che fai, e poi ci sono altri passaggi significativi che rimandano a Leopardi. Per esempio c'è un ritratto di Leopardi nella camera di questo attore, di questo personaggio, e la luna è al centro del film. In che senso? La luna diventa il simbolo vivente della poesia, ma non solo la poesia dei versi, ma la poesia della vita personale e collettiva, che appartiene a un'antica civiltà italica, poetica, che però, secondo Fellini, nella voce della luna, è arrivata in una fase di decadenza, di corruzione, di stravolgimento. Ed ecco che allora, mentre le persone, come delle greggi nella gran parte, si gettano sul consumo, ballano nella discoteca, sono rimasti solo i lunatici a percepire ancora questa antica civiltà. E cioè, per esempio, lo stesso Santini, il poeta mite, il malato di mente che nell'antica civiltà emiliano-romagnola viene integrato per la sua dolcezza e la sua mitezza. O il prefetto Gonella, impersonato da Paolo Villaggio, che è l'uomo che si sdegna, il moralista. Oggi invece non si sdegna più nessuno. Tutti ballano in modo sincopato, in modo frenetico, e si perde la poesia della luna. Questa luna è donna. Infatti Ivo Benigni è innamorato e vede il volto della sua amata Aldina proprio nella luna. Ma a un certo punto, come accade nelle operette morali di Leopardi, dove il lirico e il comico si alternano, il volto della luna, che è quello di Aldina, dice la parola pubblicità. Ed ecco che diventa tutto come una beffa, irridente, anche la poesia, ormai, in questa civiltà dei consumi, della propaganda, dello spettacolo, diventa, come tutti gli altri fenomeni, qualcosa di superficiale, di gratuito, che non ha più quella intensità dolorosa di una civiltà ormai perduta. Questo film allora sarebbe piaciuto a Leopardi? Questo non lo può dire nessuno. Quello che è certo è che Leopardi è sempre piaciuto a Fellini, anche per esempio nei Vitelloni, dove c'è il canto della gioventù che passa, o in Roma, dove c'è la visione, mentre fanno i lavori nella metro, dell'antica villa romana che si polverizza a contatto con l'aria, come nella sera del Dì di festa. Dov'è ormai quell'antica civiltà? Ormai è perduta, tutto è effimero, tutto passa, tutto è fugace, il tempo stringe, dice Paolo Villaggio, ex prefetto Gonnella. Dobbiamo capire subito, dateci una risposta, chi ce la può dare? La luna. Ecco che i fratelli Micheluzzi catturano la luna con una trebbiatrice, la portano a terra. Il momento dovrebbe essere sacro, e invece no, viene trasformato in una festa del consumo, in una festa popolare del consumo. Non serve neanche catturare la luna, ormai la poesia è perduta. Con Agnese Giacomoni, ricercatrice e scrittrice e soprattutto autrice del libro Fano Fellini, che non è solo un libro però, è anche un sito, è anche una ricerca, mi sembra in maniera molto approfondita, e anche una manifestazione, ma parliamo del libro. Allora, sì, è stata anche una manifestazione che si è svolta appunto i primi di agosto. Il libro nasce dalla consapevolezza che Fellini ha inserito Fano in tante sue opere cinematografiche, a partire dai Vitelloni 1952 fino ad Amarcord. Sicuramente la presenza di Fano è una presenza molto ricorrente, una presenza forte nella mitobiografia che lui ha costruito di se stesso, il fratello in collegio a Fano, i viaggi del padre a Fano per motivi di lavoro, il carnevale, tutta una serie di elementi che lo hanno portato a identificare Fano come il primo luogo di fuoriuscita da Rimini, quindi Fano come doppio di Rimini ma anche come possibilità della libertà rispetto a Rimini. Il carnevale ovviamente è il simbolo di questa libertà
così clownesca, circense, che lui ha sempre cercato nel suo immaginario. E quindi in Fano lui ha visto la possibilità di mettere insieme questi due pezzi, di contrapporli in maniera dicotomica, in maniera antitetica, e cioè la repressione religiosa, educativa del collegio, e la libertà sessuale, la libertà della fantasia, la libertà dell'immaginazione. Non a caso i ragazzini scappano in notte e mezzo dal collegio di Fano e incontrano la Saraghina proprio sulla riva del mare. Quindi questa è un po' quello che io ho cercato di ricostruire, ovviamente servendomi di testimonianze e servendomi di documenti, ma anche cercando di connettere simboli, immagini, motivi letterari. E sicuramente Fellini, come racconta a José de Villalonga in un'intervista, Fellini si sentiva un poeta, avrebbe voluto fare il poeta, e non a caso la fratellanza con Leopardi, proprio in virtù di questa forte sensibilità poetica che lo faceva sentire molto affine, molto, molto simile a Leopardi, però non fece il poeta, si vergognava di questo lavoro, lo dice, lo racconta sempre a José de Villalonga, dicendo: non avrei avuto mai il coraggio di dire a mio padre che volevo fare il poeta, e preferì scegliere di fare il giornalista, quindi quando se ne andò poi da Rimini a Roma. Quanto era consapevole Fano fino a oggi di questo legame, e quanto invece dobbiamo al libro questa scoperta? Allora, Fano era consapevole di alcuni elementi sicuramente, però erano tanti tasselli di un mosaico non messi in ordine, non ricomposti, e quindi io ho cercato appunto di ricostruire questo mosaico. Ovviamente non tutti i tasselli sono presenti, ci sono dei tasselli ancora vuoti, però l'importante è che l'immagine è un pochino più nitida, è un pochino più definita. Sicuramente ha aiutato la città a prendere consapevolezza, coscienza di questo. Di questo ruolo, insomma, della città nell'immaginario felliniano. Siamo con Andrea Minus, giornalista, scrittore, docente di storia del cinema presso l'Università La Sapienza di Roma. Tra i suoi libri, Viaggio al termine dell'Italia, Fellini, politico. E qui per moderare una serata, ma la domanda mi viene spontanea: come si modera una serata di questo genere? È molto complicato, quello del moderatore è un compito infausto, perché di fatto ha il compito di togliere la parola in genere sul più bello. Quasi tutti gli interventi in questi casi cominciano con "sarò breve", ecco, è la frase che il moderatore teme di più, perché chiunque comincia con "sarò breve" in genere tende un po' ad allungare i tempi, e il moderatore in quel caso deve cominciare a distribuire foglietti. Mancano 2-3 minuti, sbrigati mi raccomando. Nei casi estremi si stacca la luce, si toglie il microfono. Sono dei bei personaggi che avrai questa sera sul palco del Teatro Sperimentale di Pesaro, a cui appunto dare e togliere la parola, ognuno con la sua specificità, ognuno con la sua grande esperienza legata sia a Federico Fellini che naturalmente a Giacomo Leopardi. Certo, naturalmente sto scherzando, per me è un onore coordinare questa tavola rotonda con personaggi studiosi, critici, importanti. Su tutti citiamo soltanto Gianfranco Angelucci, che non è soltanto uno studioso, uno scrittore, un giornalista, ma è, direi, la memoria storica di Fellini, forse il fellinologo in circolazione più attendibile, serio e preparato che c'è. Faremo vedere La voce della luna, come probabilmente sapete è l'ultimo film di Federico Fellini. Federico Fellini lo gira tra l'89 e il 90, ed esce a 3 anni dalla sua morte. È un film non facile, dura più di 2 ore, è un film molto cupo, pessimista, come un po' pessimista è tutta l'opera finale, terminale di Fellini. Però questo ci permette anche di agganciarci al tema della serata, che è quello del rapporto tra Leopardi, Fellini e la luna, tema leopardiano per eccellenza, e che ritroviamo sin dal titolo di questo film di Fellini, ma sparso un po' come simbologia in tutta l'opera felliniana. Non solo cinema dunque questa sera al Teatro Sperimentale, questo dibattito che ha introdotto il film La voce della luna di Fellini ci ha introdotto ai segreti del cinema, ai segreti della poesia, ai segreti della poetica. Sicuramente una iniziativa di approfondimento importante, come è importante questa scelta dell'ente oliveriano e della biblioteca oliveriana di dedicare spazi a questi argomenti che noi seguiremo con le telecamere di Orsini TV anche
sicuramente nei prossimi appuntamenti.